Simona, ciao, guarda qui. Ciao, cosa vuoi farmi vedere? Guarda, Squaletto ha messo un suo selfie su Instagram, è in palestra, guarda che muscoli. Ma più che muscoli, a me sembra un bel Photoshop. Davvero? Chiedilo a lui. Ciao amici, il video di oggi è dedicato alle amiche e agli amici più sportivi che si impegnano per avere muscoli tonici e fisici scolpiti. Beh, io vado in palestra, ma di tonico c'è solo quello che bevo per riprendermi. Lo so, capita a tanti, anche a me capitava, finché non ho studiato i segreti degli atleti di successo vegani e di alcune star del cinema e della musica vegane. Non riuscivo a spiegarmi come facessero ad avere fisici snelli e allo stesso tempo muscoli potenti. E parlo di atleti di livello internazionale, come Thor Washington, bodybuilder, JJ Redick, giocatore di NBA, Griff Wallen, giocatore di football americano, e addirittura Patrick Baboumian, che gareggia da anni nel World Strongest Man, l'uomo più forte del mondo. Chi è del settore li conosce. E comunque tutti conosciamo Frank Medrano, giusto? Così ho scoperto il metodo che usano per bruciare i grassi e aumentare la massa muscolare. L'ho spiegato già a molti atleti che mi hanno contattato per una consulenza di naturopatia e oggi lo voglio condividere con voi. Adesso ditemi, cosa fate di solito per aumentare la massa muscolare? Beh, mangio tanto e poi vado in palestra. Esatto, ma poi cosa succede? Che ingrasso e devo anche bruciare i grassi. Infatti, e se ci fosse un metodo per aumentare la massa muscolare e bruciare i grassi nello stesso tempo? Ecco il metodo. E alla fine del video anche un bonus sul recupero dopo l'allenamento. Se l'idea piace anche a voi, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Il primo segreto sono gli antiossidanti perché accelerano i tempi di recupero dopo il workout e permettono di allenarsi meglio e più spesso. Un'alimentazione sportiva vegana fornisce molti antiossidanti. Si trovano nella frutta, nella verdura cruda, nei superfood vegani di cui ho parlato nei miei diversi video. Li trovate nella scheda cliccando la i qui in alto. Sì, io li ho visti, la melagrana, le bacche di goji, i semi. Il secondo segreto è il post-workout. Dopo l'allenamento, i cibi che apportano il giusto mix di vitamine, minerali, antiossidanti, proteine e carboidrati complessi permettono di accorciare i tempi di recupero e massimizzano la crescita muscolare. Il terzo segreto sono i cibi non processati. Gli atleti vegani d'élite mangiano cibi freschi, frutta e verdura cruda, semi oleosi, frutta secca, cereali integrali, proteine vegetali. Sono più facili da metabolizzare, hanno un apporto nutrizionale completo e sostengono la salute naturale del corpo, senza chimica aggiunta che impegna gli organi di depurazione. Ricevuto! Il quarto segreto sono le calorie. Da non contare. Ah, questo è il mio segreto preferito. Mangiare vegano e integrale al posto di cibi industriali permette di essere flessibili rispetto ai regimi calorici atletici che di solito sono molto rigidi. Ho altri segreti per voi, ma prima, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. Quinto segreto, questo in particolare è per le amiche. Grazie tesoro! Niente diete punitive. Molte atlete vegane, tra cui la surfista americana Tina Blanco, raccomandano di mangiare sempre fino a sentirsi sazi. Chi deve dimagrire può seguire un regime
completo crudista per un certo periodo e vedrete che fisico asciutto e tonico. A proposito di alimentazione raw crudista, in quest'altra scheda cliccabile dalla i qui in alto vi lascio il link al mio libro Vegan Raw, dove trovate tutto sull'alimentazione crudista e tantissime ricette facili e buonissime. È il bonus? Eccolo! Intanto vi ricordo di scrivermi nei commenti le vostre esperienze con la dieta e lo sport. Raccontatemi successi e sfide. Il bonus, dicevo, è questo. Secondo i maggiori personal trainer ed esperti di fitness americani, il cibo è responsabile dell'80% del successo o del fallimento per bruciare i grassi e aumentare la massa muscolare. Vuol dire che se seguite il giusto metodo rimane solo il 20% del lavoro. E qui, amiche e amici, bisogna allenarsi, non ci sono scuse, ma in questo modo qualche sgarro ogni tanto non sarà una tragedia totale. Ora condividete questi consigli con i vostri amici, fatevi vedere mentre mangiate sano in palestra dopo l'allenamento. Ah, mi raccomando, evitate il fai da te, seguite i miei video piuttosto o chiedete una consulenza se volete essere trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao! Perfetti! Finito! Bye!